Si apparecchiano le tavole, si appendono gli addobbi al capannone della Prologo di Sant'Angelo. Per il 10° anno ci si prepara a festeggiare il 25 dicembre con gli ultimi, perché il Natale dovrebbe essere anche l'occasione per colmare la diversità dei mondi e magari farli mescolare, come succede qui grazie all'opera della Caritas, delle parrocchie, della cooperativa La S e del Comune di Treviso. Per il pranzo di Natale a queste tavole siederanno senza fissa dimora rifugiati, persone sole, ma anche famiglie con bambini, uomini e donne che volendo il pranzo di Natale se lo potrebbero anche permettere, ma hanno invece deciso di condividere questo momento con gli altri. Che diventa un punto di incontro per quasi 180 persone che verranno domani, giorno di Natale, a pranzare qui con noi, senza distinzioni di famiglie, persone sole, persone che non hanno una casa, persone che vivono in dormitorio. E dopo il pranzo ci sarà la tombola e la musica per trascorrere l'intero pomeriggio in compagnia e sentirsi parte di una comunità invece che soli. Abbiamo ricevuto anche molte telefonate di persone proprio sole che sono a casa e che avrebbero solo voluto il piacere di venire. E stiamo anche organizzando per andare a prenderle, per portarle da qua, anche da fuori comune. Centinaia le persone, gruppi, volontari che partecipano all'organizzazione del pranzo solidale che coinvolge come sempre anche i giovani. È proprio il nostro senso fare servizio e dare una mano dove c'è bisogno, quindi per noi diciamo è la regola, è la normalità fare qualcosa per gli altri. Il tutto grazie alla solidarietà di chi si è impegnato nell'allestimento e di chi, come molte aziende locali, ha donato i propri prodotti per il pranzo.